Besciamella. Non voli più studiare e mio padre, per punirmi, mi mandò a lavare piatti nella cucina dell'hotel Esplanade. Lavavo i piatti da maestro, li facevo così lucidi che ci si specchiava dentro. Con il tempo divenni anche capace di lavarli in grande quantità, riuscivo a lavare anche 500-600 piatti al giorno con un metodo che avevo inventato io. Nei grandi lavandini della cucina mettevo 30-40 piatti per volta, immersi nell'acqua saponata e appoggiati sul fondo. Li disponevo di fianco in modo che tra un piatto e l'altro passasse l'acqua e poi aprivo i rubinetti al massimo. Si creava così un vortice d'acqua e sapone che in poco tempo sgrassava i piatti e mi evitava gran parte della fatica. Poi la notte sognavo che ero inseguito da una montagna di schiuma. Lo stesso sistema lo hanno usato gli ingegneri idraulici che hanno progettato le macchine lavapiatti, ma io l'avevo inventato 20 anni prima. Così riuscivo a risparmiare molto tempo e ad interessarmi anche di quello che in cucina facevano gli chef. Chiedevo sempre spiegazioni su tutto quello che cucinavano, perché una debolezza di quasi tutti i cuochi è che sono gelosi. Non vogliono svelare i loro segreti a nessuno. Ricordo che al tempo in cui ero lavapiatti chiedevo sempre al mio chef: che cosa aggiunge la besciamella per farla così buona? E lui non rispondeva, e io insistevo: che cosa ci metti nella besciamella? Lo vuole sapere mia madre. E così per giorni e mesi. Alla fine, quando stava per svelarmi il suo segreto, lo chef mi rispondeva: lo saprai da grande. Ma io lo voglio sapere adesso. Ma ero soltanto un lavapiatti. Quando sono diventato cuoco anch'io, ho capito che in cucina non si raccontano segreti e che la chiave del successo è il saperli mantenere. Dopo l'hotel Esplanade me ne andai a Parigi a lavorare, perché Parigi è un po' l'università per chi vuole studiare cucina. Lì ho imparato a pensare le mie ricette oltre che a cucinarle, che si possono fare, gustare e scartare solo con la mente. E a Parigi ho imparato anche un'altra cosa: il cuoco di classe deve dare molta importanza al valore facciale del piatto, cioè al suo aspetto esterno. Voglio confessarvi ancora un segreto. Io cucino sempre in una piccola cucina, perché il piccolo ambiente aguzza l'ingegno, mentre il grande lo disperde. E poi un ultimo, proprio ultimo segreto per chi vuole cucinare bene: il forno. È molto importante. È la stretta di mano tra il crudo e il cotto. Il forno è un po' il tron del cuoco. È per questo che tutti i grandi piatti io li ho pensati al forno. Commento. Il successo in una qualsiasi attività deriva dalla fede che si ha in quell'attività, e la fede ha come base della sua potenza una comprensione che viene dall'intimo, dalla coscienza. La razionalità e la logica, invece, hanno per base qualcosa che viene dall'esterno.